Buongiorno a tutti, sempre vestita uguale, sempre con i miei tulipani qua a fianco. Stamattina mi sono data la registrazione, quindi terzo video di fila, così siamo a posto per tutta una bella settimana. Allora, un video, come avete visto dal titolo, di acquisti di abbigliamento. Per Tommaso, principalmente, da Lidl. Ormai io vesto anche la mia famiglia, cioè la Lidl però potrebbe pagarmi, perché non è possibile, cioè io vivo là dentro, ma la realtà è che nell'ultimo anno, da quando sto a Roma e da quando frequento Lidl costantemente, ma ricordo che io ci scherzo, ma ci vado davvero sempre, perché mi viene molto comodo, perché ce l'ho vicino all'asilo di Tommaso, per cui lascio uno, vado dall'altro e poi torno a casa. Quindi essendo il più vicino ed essendo il più comodo per me, ormai è diventata una seconda casa. Devo dire che mi trovo anche molto bene, perché altrimenti cambierei supermercato. Da quando sto qui ho avuto modo di, e da quando uso l'app, ho modo di conoscere le anticipazioni delle uscite e quindi andarci anche nei giorni giusti. Infatti ho sempre trovato praticamente tutto quello che mi serviva. Ho avuto modo di scoprire la linea Loopilou, una linea di abbigliamento per bambini con la quale io mi trovo benissimo. Ha dei prezzi spesso bassi, alcune volte, cioè, diciamo bassi in generale sempre, su alcune cose diciamo non estremamente competitivi, nel senso che se si va in altre catene, quali ovviamente parliamo sempre di low cost, quindi H&M, Chiavi, anche Zara talvolta, a seconda di che cosa ti serve eccetera, potresti anche trovarli a meno, ma ha un'ottima qualità. È un cotone che ha ottima qualità, anche il pile, insomma io mi sono trovata sempre bene, tant'è che ho anche ricomprato delle tute in pile, sempre per Tommaso. Ottima resistenza anche alla asciugatrice, infatti c'è proprio scritto che i capi sono anche adatti per l'uso in asciugatrice, e quindi mi trovo lì, non devo neanche andare da altre parti, e quindi ne ho approfittato anche per fare un po' di acquisti per questa primavera, primavera-estate più o meno. Allora, alcune cose avevo nascosto, siccome ho fatto un acquisto a Cagliari, perché lo scorso lunedì è uscita la linea Bimbo Bimba di vestiti tipo jeans, felpe, magliette, maglietta a maniche lunghe, eccetera, quindi mi trovavo a Cagliari, per cui sono andata lì. Parentesi, la Lidl di Cagliari l'ho trovata molto confusionaria, poco spazio tra le corsie, che non che avesse chissà che strano, però rispetto a questa di Roma c'era proprio molto, si vede che è un posto più piccolo, più sacrificato, e l'ho trovata un po' incasinata, diciamo così, ma soprattutto Cagliari, perché non porti i fiori freschi recisi? Cioè, nel volantino prometti i tulipani, poi i tulipani non ci sono, ma non c'è nulla, non esiste, non c'è proprio nulla che riguardi il fiore reciso. Non è la prima volta che mi capita. Perché? Non è giusto che li possa avere solo io, questi meravigliosi. Quindi sono andata lì. Questo lunedì invece è uscito qualcos'altro, è uscita una linea dedicata ai supereroi per bambino. Purtroppo io sono andata per Spider-Man, perché a Tommaso piace Spider-Man, e gli sto, credo, perché ho messo nel carrello su AliExpress, ho messo tutta una serie di decorazioni per il compleanno a tema Spider-Man, poi mi sono bloccata, ho detto sì, tu ti organizzi in anticipo, ma non sai né dove sarai per il suo compleanno, quindi chi ci sarà, quanta gente ci sarà, quindi mi sono bloccata, ho detto aspetta, hai ancora un po' di tempo. Non tantissimo però, perché almeno 2 mesi li devo mettere in conto, quindi vabbè, dopo Pasqua decido, perché è inutile che io compri tipo 40 piattini se poi rimaniamo qua e il suo compleanno non lo festeggia o lo festeggia con 2 bambini, sarebbe un po' triste.
male che vada, sono per il compleanno successivo. Perché le decorazioni per le feste costano una barca di soldi, insomma, io se devo comprare due fesserie, eccetera, eccetera, due decorazioni così, preferisco spendere una fesseria su AliExpress che andare al negozio e pagarle, non so, quattro volte tanto, mi sembra ridicolo. Vediamo che cosa ho comprato. Alcune cose le ho già usate, altre le ho già lavate, per cui sono fuori confezione. E altre, le altre le aprirò perché dopo, appena finito una lavatrice, adesso ne metto un'altra. Allora, io ho scelto per tutto la taglia 98-104, ossia la taglia 2-4 anni. Tommaso fa 3 anni a giugno, veste 3 anni, la linea di chiavi 4 anni, perché bisogna vedere anche i centimetri, e la linea Loopy Lou veste grande. Quindi tutte le cose 98-104 sono certa che arriveranno almeno all'autunno, a fare tutto l'autunno serenamente. Oddio, lo spero almeno. I pantaloni non lo so, però il resto sì. Questa è una felpa da bambino, capo basic alla moda, ideale da abbinare e adatta per l'asciugatrice. Io generalmente nei miei acquisti scelgo sempre dei capi basic. Salvo cose tipo quelle che vi farò vedere, la canottiera dei Paw Patrol, ok, ma che le compro perché sono dei personaggi che piacciono a lui. Io amo l'abbigliamento basic, in generale, sia per me proprio un mio gusto personale. So che stiamo arrivando nella fase in cui ovviamente i bambini poi svilupperanno, magari non è presto, le loro preferenze. E quindi dovremmo iniziare a avere colori sgargianti, personaggi dappertutto, scarpe colorate. Vabbè, bisogna accettarlo. L'ho vestito tutto neutro e ciccicino quando era piccolo e mo' è finita quella fase. Quindi felpa basic, andiamo a strappare l'involucro e vediamo sta felpa basic, eccola qua. È una felpa in cotone con delle minuscolissime righe, con il cappuccio, con la cerniera, con le due taschine, sì, e decisamente da lavare. No, non ha un brutto odore, però un pochino. E questi richiami marinareschi. Non mi ricordo quanto l'ho pagata. 7,90? 8,90? 7,99? Vabbè, non mi ricordo. Poi gli ho comprato un pigiama, già usato, già lavato. Il pigiama è... No, non è questo, aspettate, è questo, perché ci sono due richiami circensi. Il pigiama è questo. Allora, maglietta di cotone, 100% cotone, con questi richiami circensi, questo è detto anche il pigiama del circo, con ovviamente un pantalone a righe. Il pantalone è molto lungo, questo è un 98-104, come vi ho detto, ed è molto abbondante. Secondo me può fare anche, da quanto è lungo il pantalone arriverà sicuramente all'anno prossimo, perché vi ripeto, Loopy Lou veste abbondante. Poi vi ho preso un duo di magliette, eccole qua, questa è già stata usata e lavata. Questa è una maglietta a righe semplice con la finta maglietta sotto, nel senso che ha soltanto questo scollo qua, e un cappello e un baffo, quindi c'è sempre questo richiamo, non so, al circo probabilmente, non so perché la linea sia così. E c'era questa, e poi appunto c'era l'altra maglietta che somiglia tantissimo, è uguale, il colore identico a quella del pigiama, ed è appunto il Magical Circus. Quindi queste erano accompagnate. Ovviamente c'erano diverse fantasie, io un po' acchiappato, cercavo righe fondamentalmente, acchiappavo dove trovavo righe o cose sobrie che mi piacessero. Poi gli ho preso una maglietta, questa è una sola, vero? Mi pare fosse 3,99 o 4,99, non ricordo. Una maglietta, ma tanto la dobbiamo aprire. Cerchia. Sono sempre cotoni di alta qualità, qualità testata, senza sostanze nocive, dall'alta vestibilità. Sono davvero dei
degli ottimi materiali e tutti, vi ripeto, adatti anche alla lavastoviglie, all'asciugatrice. Questa maglietta è, bella grandicella anche questa. Quindi magliettina di cotone normale, così girocollo con i bottoncini e una taschina. Ultimamente Tommaso ha una grandissima passione per le taschine, sembra che ci vuole nascondere le posate, secondo lui, però. Prodotto, capo comprato e utilizzato immediatamente è stato il jeans con le bretelle. Quindi sono dei jeans che vestono skinny, mi pare. Non super skinny, ma mi pare skinny, ma no, forse sono i regular, perché riuscivano anche un pochino a stare sopra. Sì, mi pare vestano regular e sono leggermente a vita alta, diciamo all'ombelico, con la bretella che è meravigliosa. La bretella poi si può staccare con i bottoni ed è così blu e nera. Bellissimi. Io da quando è piccolo io amo i jeans con le bretelle, era tanto che non glieli compravo. Poi, e qui apro un capitolo. A fine aprile abbiamo un matrimonio, quindi dovrò comprargli qualcosa per un pantalone semplice, li devo comprare e capire che scarpe fargli usare. Ma apriamo il capitolo, bambini vestiti a festa. Io non amo i bambini, i neonati e i bambini piccoli vestiti eleganti. Sono stata a un matrimonio quando Tommaso aveva 1 anno e gli ho messo semplicemente, era un matrimonio estivo, gli ho messo semplicemente un pantalone blu di cotone e una camicia bianca di lino e le superga blu. E l'ho trovato piuttosto, era molto carino, a parte che era bellissimo, carino, adatto alla situazione. Non mi ricordo se avesse il pantalone, forse aveva il bermuda blu perché c'era caldo. Io non amo i bambini con gli abiti, l'abito, soprattutto quelli chiari, luccicanti. Guardate, no. Io amo i bambini, ma non amo i bambini vestiti. No, è brutto, è detta così. Non li preferisco, non mi piacciono, si può dire non mi piacciono senza offendere nessuno. Sì, non mi piacciono. Non mi piacciono i bambini vestiti con l'abito, giacche, papillon, come si dice, gilet, scarpe eleganti, lucide. Come non amo neppure tanto le bambine vestite con Pizzi e Merletti e super abitoni, però sulle bambine comunque è un altro effetto. Ecco, le neonate, non amo le neonate vestite come delle bomboniere, sulle bimbe è già diverso, quando camminano, insomma, sono più carine, però quando le vedi con queste cofane di tulle, vabbè, sono i gusti, perché sono solo i gusti dei genitori. Questo matrimonio, non sapendo ancora esattamente come lo vestirò, ho visto questa. Allora, io vi ripeto, non sono tanto per la super eleganza di papillon e cravattine, però ho visto questo bambino che mi è sembrato. Ma le luce? Vabbè, da lontano forse è meglio. Che mi è sembrato elegante, ma non ridicolo, né, insomma, abbastanza sobrio. Quindi gli ho comprato questa, ora l'apriamo, ed è una camicia da bimbo con cravatta. Ho immaginato Tommaso e ho detto: ma sì, io me la cavo con un pantalone blu, che è un pantalone di cotone blu normalissimo. Poi vedremo le scarpe perché non lo so. Non ho ancora fatto acquisti di scarpe e non so sinceramente come comportarmi perché la scorsa primavera ho acquistato delle scarpe che poi ho utilizzato 1 mese al massimo e poi l'autunno non gli stavano più, quindi non so se farò acquisti di scarpe. Eccola qua, questa la cravatta. Poi sarà sicuramente contento di avere la cravatta come il padre. È a gancetto. Qui c'è. Ok. Ed è una semplicissima camicia,
Dalla luce sembra lucida, ma è un normalissimo cotone bianco con il cravattino nero, fa molto iena, diciamo. Quindi così. Non amo neanche i bambini rasati con la spazzolina, poi, devo essere sincera, non mi piacciono. Perché generalmente quando vedi i bambini con questi vestiti lucidi da cerimonia, automaticamente sono rasati e con la spazzolina ingelatinata. E non mi piacciono. Quindi così, poi, ultimo acquisto, polo da battaglia, e quindi sempre lo stesso discorso, sempre Loopy Lou, sempre stessa taglia 98-104, duo di polo, classicissima polo che a me piace sempre, inutile, righe bianche su sfondo grigio, questa mi piace un po' meno, però l'azzurro gli sta molto bene col taschino blu. Quest'anno, quanto a taschini, vedo che porteremo forchette dappertutto, già me lo immagino. Poi, lunedì invece, ho finito quasi. Lunedì, alla ricerca dei supereroi, purtroppo tutto ciò che era di Spider-Man era per i bambini dai 6 anni in su. Non avevo capito bene, pazienza. Quindi ho ripiegato su un paio di cose di cui dovrò fare acquisti estivi, quindi mi sono semplicemente portata avanti. E che lui ha trovato nei cassetti, quindi stamattina è venuto, ha voluto che io aprissi tutto, perché secondo lui doveva uscire con la maglietta a maniche corte e con la canottiera dei Paw Patrol. Vabbè. Allora, questa è l'unica cosa che è rimasta integra, quindi ve lo mostro da qua. È un completino, c'era anche da bimbo, ovviamente Frozen e quant'altro, di Seth MacQueen, quindi di Cars, canottiera e mutandina. È uguale, dicasi, di Paw Patrol, Chase e mutandina. Io ho comprato le stesse cose l'anno scorso, avevano solo delle fantasie diverse, ma stesso completino, canottiera, mutandina che io illusa che l'anno scorso avremmo potuto togliere il pannolino d'estate, non l'abbiamo ancora tolto, quindi le mutandine le useremo quest'anno, perché le altre 1 o 2 anni sono un po', sicuramente saranno piccoline, non lo so, non le abbiamo mai usate. Le canottiere invece le abbiamo usate, quindi eccole qua. Allora, questa la apriamo, vi ripeto, tanto devo aprire tutto perché adesso metto la lavatrice. Capito cosa dicevo quando parlavo di colori sgargianti, di personaggi dei cartoni animati, eccetera? E vabbè, lui ovviamente è impazzito di gioia. Quindi canottiera di Seth MacQueen blu dietro, mutandina blu dietro, la mutandina mi sa che sono abbastanza grandicelle, quindi possiamo anche metterle da parte. Canottiera di Chase, dietro il blu, idem, mutandina, riga davanti, Chase e dietro il blu. Poi neanche i calzini di Spider-Man ho trovato, c'erano soltanto Paw Patrol, Cars e Minions, e io li ho presi i calzini di Paw Patrol, quindi con Chase e Marshall. E poi gli ho preso un pigiama, che è questo qua, manica corta, pantalone lungo, quindi pantalone rosso di cotone e maglietta con super stampa appiccicosetta che a lui piace tanto, con i tre personaggi dei Paw Patrol. Questo è quanto. Ho davanti agli occhi lì la camicia con la cravatta e sto pensando a che scarpe ci possano stare. Boh, non lo so, lo vedremo. È fine aprile, per cui una scarpa chiusa per forza. Male che vada, gli compro un altro paio di Superga e se le tiene fino all'autunno. Anche se le Superga sono un po' rigide, però, boh, non lo so. Vedremo. Alla prossima!